Si sono conclusi i 4 giorni di festa per la celebrazione dei 110 anni della frazione Savonera, che ha visto la partecipazione dell'arcivescovo di Torino, Monsignor Cesare Nusiglia. Malgrado la difficoltà che si ha, perché con i giovani non è facile il mondo di oggi, però ho sempre trovato qui a Savonera una buona comunità di ragazzi, di giovani entusiasti, carichi di grande responsabilità, sentono la responsabilità di dover continuare sulla strada dei loro genitori, dei loro nonni. Questo è molto importante, no? Mi auguro appunto che abbiano perseveranza, una perseveranza che deriva anche dalla fede, che li può sostenere e che può dare loro il coraggio di andare anche un po' controcorrente, perché al giorno d'oggi i giovani, lo sappiamo, devono essere capaci anche di andare controcorrente ai loro coetanei, che a volte hanno tante idee diverse. Ma io penso che il bene alla fine vince, e allora se si accendono delle luci, le tenebre scompaiono. Dico sempre ai giovani: voi avete una luce forte nel cuore, la luce della vita, della fede, dell'amore. Fatelo vedere, mettetelo fuori, in modo che vedendolo i vostri coetanei capiscono quanto sia importante, e la gioia soprattutto di essere cristiani deve alimentare la vostra vita. La gioia è la cosa più contagiosa, ed è per i giovani quella cosa, diciamo, a cui più tendono, no? Allora siate gioiosi nel mostrare di essere amici con Cristo tra di voi. Soddisfazione per il sindaco di Collegno, Francesco Casciano. Savonera è l'unica frazione di Collegno. 110 anni fa apriva l'ufficio postale e si, come dire, concentravano queste cascine, queste borgate rurali in una frazione che è diventata un punto importante della nostra comunità. Qui si incontra la città e la campagna, 3.000 persone che rappresentano un bel modo di stare insieme, un modo diverso dalla città di stare insieme, perché qua ci si conosce e ci si riconosce. Quindi anche un'opportunità preziosa per Collegno per riconoscersi nel passato agricolo, però anche in una comunità coesa, solidale, che sta a stare insieme e che guarda anche al futuro con progetti molto molto interessanti, perché qui sappiamo che oltre a un progetto importantissimo di una nuova parrocchia c'è anche la volontà di costruire luoghi e spazi comuni che sono sempre vissuti con alta intensità. Questa è Savonera. Il parrocchiano Lorenzo ha fatto questo bellissimo plastico e la voglia di stare insieme, di guardare al futuro anche con progetti molto molto importanti. Presente anche il consigliere regionale ed ex sindaco di Collegno, Silvana Cossato. Sicuramente un bellissimo traguardo, per me è una grande emozione perché io sono nata in questo quartiere e i miei genitori hanno frequentato le scuole di Savonera e quindi nei loro ricordi c'è la Savonera di inizio Novecento, però io l'ho vista crescere in questi anni, ho festeggiato da sindaca i 100 anni della borgata e oggi è bello essere ancora qui con questa comunità che accoglie il vescovo, ma che soprattutto ha insieme tutti i suoi cittadini, più giovani, più grandi, in un grande spirito di comunità. Ancora oggi sostanzialmente sulla carta addirittura sono 5 i comuni, perché oltre a Collegno e Venaria dobbiamo anche dire Druento, Pianezza e Torino, però certo Collegno ha il territorio più grande e si è impegnata con le scuole, la chiesa è sul suo territorio e c'è un legame forse più forte, ma è bene anche lavorare in collaborazione con gli altri territori, con gli altri comuni. Nasceva questo ufficio postale che è stato questi 10.040 Savonera. Poi quando è poi nato il codice postale è un tratto identificativo, lo era il postino, io ricordo Maria Rosa nell'ufficio, ricordo suo fratello Emilio, persone che poi hanno ovviamente lasciato il passo a dipendenti, a personale più giovane, però è davvero è stato un nucleo anche forte della borgata e infatti nel centesimo fu posta anche una targa, ricordo in quel luogo, a ricordo di questa nascita. E poi ovviamente attorno all'ufficio postale, le cascine, la campagna e gli altri elementi importanti del quartiere.